Siamo al padiglione 37, stand B15, sempre EIMA 2022, sempre Bologna. Adesso però ci troviamo all'interno di uno stand, tra l'altro anche molto caro ad Affare Trattore, che è la Florida. La Florida occupa il mercato negli atomizzatori a basso volume, è un nome presente nel mercato da 55 anni. Sono in compagnia di Orlando Francesco, consulente tecnico specializzato nel settore sempre degli atomizzatori a basso volume, giusto? Oggi siamo qui e parliamo dello scavallante SC3 articolato. Dunque, ci parli un po' delle caratteristiche di questa macchina, che è un po' la macchina di punta di questo 2022. Sì, allora questa macchina è una macchina che è stata studiata per dare modo agli operatori di eseguire un buon trattamento con un tempo inferiore e pensando all'ambiente, perché purtroppo siamo costretti a pensarci visto le intemperie che ci sono. Allora, questa macchina ha la possibilità di trattare 3 filari completi contemporaneamente, con una velocità di avanzamento che va dai 4,5 ai 5,5 km ora. L'ottimo sarebbe 5 km ora. Allora, la macchina è dotata di 3 calate indipendenti, montate su snodi particolari che hanno possibilità di adattarsi alla vegetazione. Sulla macchina, su queste calate, sono montati degli ugelli pneumatici con articolazioni speciali che permettono la loro calibrazione sulla vegetazione, cioè il prodotto viene indirizzato, calibrato sulla vegetazione, in modo da evitare sprechi con derive che poi sono dannose all'ambiente praticamente. In più si può risparmiare un po' di prodotto, è sempre quello, fa bene, diciamo, che il fatto di poter risparmiare fa bene all'azienda agricola, all'operatore, insomma. Allora, la macchina è dotata di 2 corpi, il corpo macchina montato sul trattore e un corpo a traino dove c'è il liquido da irrorare. Questo perché? Perché permette all'operatore di avere delle operazioni in fondo al filare, operazioni di svolta, molto veloci, senza dover staccare la presa di potenza. Si possono fare rotazioni che superano i 90 gradi. E questo è molto importante per, diciamo, la velocità di lavorazione, la velocità di esecuzione del trattamento, e è molto importante che si evitino rotture, la rottura del cardano, perché in rotazione i cardani sono pericolosi. Altra cosa molto importante, la macchina è dotata di sistemi antigoccia ed è dotata di un computer. Allora, il computer cosa fa? Ci dà la possibilità di calibrare la quantità di liquido ad ogni ettaro che viene trattato. L'operatore va a inserire i dati di larghezza, i dati di velocità della macchina e i litri ettaro che vuol distribuire. Poi, anche se sbaglia la velocità, non fa niente, perché la macchina continua a distribuire la quantità desiderata. Questo è un po', diciamo, il clou di questa macchina. Quindi stiamo parlando ovviamente di agricoltura, possiamo dire di precisione, stiamo parlando di magari anche di 4.0, cioè di agricoltura digitalizzata, soprattutto attraverso ovviamente queste macchine che ci aiutano e ci sostengono nel lavoro. Stiamo parlando anche di sicurezza, perché lei quando parlava di cardano, di cardano, appunto, è una cosa molto importante, perché purtroppo vediamo nel mondo del lavoro, cioè, quanti incidenti capitano, roba del genere, e il cardano è quello che dà più problemi nell'agricoltura, insomma. Bene, quindi la Florida ovviamente è molto attenta anche nella innovazione, sicuramente, ma anche ovviamente rispettando l'ambiente. Rispettando la sicurezza dell'operatore. Quindi sono 3 passi fondamentali per un progresso giusto, per un progresso sostenibile, quindi anche per un'agricoltura che sia alla portata dell'uomo, ma per l'uomo, non soltanto per il business. Esatto, esatto, esattamente. Questo è il nostro obiettivo e pian piano lo stiamo raggiungendo. Bene, io direi che con la Florida, che da 55 anni questa esperienza la porta anche attraverso il qui presente nostro amico, e, bene, vogliamo vedere magari nel particolare, se vuole raccontarci nel dettaglio anche qualche altra macchina, quali sono oltre queste le macchine su cui punta in questo 2022 la Florida? Sempre macchine articolate, perché diciamo che è il futuro
per le cose che ho detto prima, diciamo, gli argomenti che ho toccato prima: sicurezza, velocità di trattamento e il trattamento fatto bene, insomma, il meglio. Bene, adesso però c'è un altro particolare della Florida che andremo a scoprire insieme. Dunque, come abbiamo detto prima, la Florida non è soltanto tecnica e macchine per quanto riguarda questa EIMA 2022. Sono in presenza, in compagnia di Luca Mantovani, della famiglia Mantovani, famiglia amministratrice della Florida. Luca, tu hai ideato questo configuratore online per quanto riguarda i vostri prodotti. Raccontaci un po' di questa importante novità della tua ditta. Eccoci qua. Allora, il configuratore online serve per aiutare l'agricoltore a scegliere la macchina ideale per lui. Si parte da una base dove si indicano i cavalli del trattore, si va avanti, si sceglie la tipologia di utilizzo, più di uno volendo, vigneto o frutteto, si va avanti ancora e verrà selezionata la macchina ideale per qualsiasi utilizzo. La nostra è una gamma molto vasta, quindi basta selezionare la macchina indicata o che vi viene suggerita da un venditore e si scelgono le varie versioni e varianti. Questo aiuta sia i venditori che i clienti ad avere una macchina corretta. Quindi stiamo parlando di una piattaforma, di un configuratore, più che piattaforma, perdonami, che è molto facile e intuitivo da usare, da utilizzare. Sì, esattamente, non ha bisogno di conoscenze tecniche, non ha bisogno di nulla, se non proprio la voglia di utilizzarlo e di scoprire i nostri prodotti. Anche perché oggi, nel 2022, ormai il commercio online è un presente quasi passato, direi, infatti a fare trattore cavalca molto quest'onda, e io credo che come Florida probabilmente sarete, se non gli unici, tra i primi nel settore a creare un configuratore simile. Non siamo in molti, però ci sono già, devo dire la verità, e la parte nostra, il nostro forte è che non è solo un configuratore commerciale, ma è un configuratore che si interfaccia con la nostra produzione, quindi ti mostrerà solo quello che possiamo effettivamente fare, ed è molto importante per noi per aiutare la produzione e avere dei prodotti efficaci ed efficienti. Sì, perché in effetti molto spesso online si trovano tante notizie che non sono reali, cioè prodotti che non sono sul mercato, o anzi non sul mercato, che non sono in magazzino, eccetera. Invece questo configuratore è preciso ed è reale. Bene, io credo che con questo è tutto per quanto riguarda la Florida che è presente sul mercato e che fondamentalmente è sempre più vicino, possiamo dirlo, all'uomo, all'acquirente, e che in un certo senso questo è un passo in più verso chi deve acquistare. Clienti, sì.